sto divertendo molto, sto incontrando molta gente, la gente è sempre piena di buon senso e di richieste che sono esercizi di diritti. Spero che la prossima amministrazione possa attuare i diritti richiesti, perché davvero la città è disseminata di problemi che meritano di essere affrontati e risolti nei tempi ovviamente compatibili. Quindi una bella campagna elettorale, molto discussa, molto accesa, ma anche piena di contenuti per quanto mi riguarda. Io penso che contare di più significa in primo luogo riconquistare autorevolezza per la serietà delle cose che si dicono. Penso che noi diciamo cose serie e quindi l'autorevolezza è un effetto conseguente appunto alla proposta. Certo, io non mi sono mai sottratto al rapporto politico con i gruppi e le liste, i partiti, ma si parte sempre da un programma che è un programma dedicato alla città, quindi certo è un'adesione di un orientamento politico diverso da quello che io ho sempre propugnato, ma questo non è stato di ostacolo per la formazione di contenuti che possono vedere tante componenti d'accordo. Il professor Donato è prima di tutto una persona che ha dimostrato nella vita tutto quello che doveva dimostrare e che ha deciso di mettere la sua competenza, la sua determinazione, la sua professionalità a disposizione della città. È quello che noi definiremmo il prototipo di candidato di sapore civico che può fare il bene della città proponendo un programma a cui noi abbiamo aderito. E lo abbiamo fatto con convinzione, perché soprattutto nelle elezioni amministrative, nelle elezioni comunali in particolare, la scelta della persona è importante. Noi di Forza Italia abbiamo fatto la scelta giusta con la nostra coalizione, che è una coalizione che vuole governare e vincere. Il centrodestra di governo e vincente è con il professor Donato. Io sono superstiziosa, quindi non faccio percentuali, non vi confesso di essere superstiziosa, però ovviamente vedo tutti molto impegnati, vedo tutti molto convinti di quello che stanno facendo, c'è una buona parte civica nella lista, quindi persone che hanno deciso di mettere la faccia in una operazione che non è facile, che è quella di chiedere voti, ricercare voti e soprattutto di impegnarsi in un momento in cui non è banale dedicare una parte della propria vita privata, professionale, alla politica. C'è un grande atto d'amore dietro tutto questo, quindi prevedo cose buone per la lista azzurra.